bel regalo che siamo fatti, veramente siamo felici. Era quello che volevamo regalare ai nostri tifosi, di più oggi era anche il compleanno della dottoressa Sensi, penso che ci siamo fatti tutti un bel regalo. Posso dire stasera c'è qualche capello? Quella è un grosso rammarico, che però devi essere bravo a prendere dagli sbagli che hai fatto e a migliorarli. Però oggi l'hai vista che è una squadra che è tenace, che è matura, che ha la sensazione che in ogni momento può essere devastante. E questo ti fa capire che è una grande squadra. Che significato dà questa vittoria? Un ridimensionamento, questa è una cosa scontata perché vai a 13 punti dalla prima, perdi lo scontro diretto, stai in un momento che non è esaltante e invece questo ti cambia tutta la prospettiva. Parte, doni per un motivo a Milano per un altro, ma sembra che oggi nessuno faccia l'unica altra. No, li ho messi da parte magari per motivi. Noi non abbiamo mai messo da parte nessuno, però questa è una cosa che ci tengo a precisare. Tutti quelli che sono entrati. Do un abbraccio a tutti i miei tifosi, ai nostri tifosi, ai tifosi di questa squadra che dà delle sensazioni bellissime e sono convinto che sarà un Natale, non ti dico la serenità è un altro tipo di discorso perché prima di tutto c'è la famiglia e la salute, però per noi tifosi romanisti questa vittoria vuol dire tanto. Adesso tra l'altro troveremo qualcosa da scartare in punti positivo e anche da mandare come regalo a qualcun altro. Se mi parli di mercato adesso. Calciatori che utilizzi si sono delineati, perciò se si può accontentare qualcuno lo facciamo con piacere. Pizzarro è un calciatore fortissimo, un ragazzo di una grandissima serietà, sa benissimo. Grazie.